tutte ragazze e benvenute in un nuovo video. Per me questo è un video molto molto particolare, ci ho messo un bel po' di tempo per farlo, infatti sono un po' emozionata e non so se riuscirò a spiegarvi tutto a modo, però io ci provo. Andiamo subito al succo del discorso perché questo video verrà un pochino troppo lungo altrimenti. In moltissimi spesso mi chiedete come ho fatto a perdere peso e molto spesso io tendo a evitare il discorso perché per quanto mi riguarda è una cosa molto molto particolare. L'essere sovrappeso l'ho sempre vissuta come un male, quindi io la ricordo come un dolore e spesso tendo a non parlarne, però siccome per me adesso state diventando come una seconda famiglia e fra di voi ci sono moltissime ragazze che vogliono migliorarsi e stare bene con se stesse, ho deciso di aprire il cuore e condividere insieme a voi tutti quelli che sono i consigli che mi sono sempre stati dati e che ho messo in pratica durante il mio percorso e che hanno totalmente dato svolta alla mia vita, alla mia alimentazione, al mio fisico, al mio tutto. Ora, io non sono né una nutrizionista né un dietista, nessuno, non voglio insegnarvi assolutamente niente, sono solamente dei consigli che mi sono sempre stati dati a me e che io ho piacere di condividere insieme a voi. Quindi prendete questo video come se io fossi una vostra amica e vi stessi raccontando il mio percorso. Il primo consiglio è quello di limitare i carboidrati la sera. I carboidrati sono energia pura e vanno mangiati per fare attività fisica oppure semplicemente per affrontare una giornata lavorativa. Se ne fate il pieno la sera, questi si trasformeranno in grassi, in quanto durante la notte il nostro corpo non farà abbastanza attività per poterli bruciare. Sottolineo che non ho detto di eliminarli, perché altrimenti si trasformerebbe tutto in un non mangiare, piuttosto che in una dieta sana ed equilibrata, ma bensì di limitarli e privilegiando carboidrati integrali, quindi pasta integrale, pane integrale, farina integrale, riso integrale, tutto ciò che è integrale. Secondo consiglio, eliminare assolutamente le bevande gassate e l'alcol, perché sono pieni di zuccheri che non fanno bene né al corpo e né ai denti. Sostituite tutte queste bevande con tantissima acqua e con tantissimo tè verde. Il tè verde è un'ottima bevanda, è antiossidante, brucia i grassi e accelera il metabolismo, di conseguenza facilita la perdita di peso e un'altra cosa importante, aiuta a combattere anche la ritenzione idrica. Terzo consiglio, assieme alle bibite gassate, eliminare anche tutti i condimenti, tutti i tipi di salse, ketchup, maionese, senape, salsa verde, salsa rosa, sono ricchi di grassi saturi, sale e zucchero. Privilegiate invece i vostri piatti aggiungendo un filo di olio extravergine di oliva a crudo e siccome il sale è amico, ma migliore amico della ritenzione idrica, fate attenzione ad utilizzarlo. Se proprio non potete farne a meno, utilizzatelo in pochissime quantità, solamente nei piatti principali. Se volete comunque un piatto saporito, non c'è niente di meglio delle spezie. Pepe, curry, paprika, peperoncino, curcuma, zenzero, tutte queste spezie non faranno altro che accelerare il vostro metabolismo e vi faranno sentire più soddisfatte di ciò che avete mangiato. Quarto consiglio, mangiate tanta 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 verdura. La verdura è ricca di benefici, contiene pochissime calorie e sono ricche di fibre, ottime anch'esse per il metabolismo. E ovviamente mangiata in tantissime quantità ci darà la sensazione di sazietà. Ho fatto anche la rima. Ve lo dice una che prima mangiava solamente gli spinaci come tipo di verdura. Adesso, ragazze, ho imparato a mangiare tutti i tipi di verdura, a partire dall'insalata, finocchi, cavoletti di Bruxelles, broccoli, qualsiasi tipo di verdura. Io adesso vi dico che non posso farne a meno. Quinto consiglio, non saltate mai i pasti. In molte pensano che questo sia un ottimo modo per dimagrire velocemente.
mente. In realtà non è affatto così, ma assolutamente, ragazze, ripeto, assolutamente, perché in questo modo bloccheresti solamente il vostro metabolismo. I pasti durante la giornata sono 5 e 5 devono essere, se non addirittura anche 6, mettendo lo spuntino pre-nanna. A partire dalla colazione, che deve essere abbondante, a finire, come dicevo prima, appunto, alla cena oppure allo spuntino pre-nanna. La colazione deve essere ricca, 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 perché è il primo pasto per affrontare tutta la giornata. Come ricca intendo deve essere completa, carboidrati, proteine e grassi buoni. Sesto consiglio, muoversi. Ragazze, movimento, attività. Non dovete per forza allenarvi, andare in palestra, ma almeno cercate di passare a uno stile di vita più attivo. Non so, ad esempio, fare le scale invece di utilizzare l'ascensore, andare al lavoro a piedi, andare in centro a piedi, andare in bicicletta, poi non me ne vengono altre. Comunque, passare a uno stile di vita un pochino più attivo, oppure semplicemente andare a fare delle lunghe camminate. Se durante la giornata avete 40 minuti a disposizione, 20 minuti a disposizione, 2 ore a disposizione, sfruttatele per fare movimento, per rendere la vostra vita un pochino più attiva. Andate a camminare con un'amica, con il cane, con qualsiasi tipo di persona, oggetto, mettendovi l'iPod, ascoltando musica, non vi farà altro che bene. Non per forza dovete andare in palestra a sfondarvi di pesi, di zumba, tutte quelle cose là. Basta solamente passare a uno stile di vita più attivo, quindi eliminare del tutto la vita sedentaria, stare ore e ore davanti al computer, stare sul divano a guardare televisione mangiando popcorn. Lasciate perdere tutte queste cose, date movimento alla vostra vita, perché non solo farà bene fisicamente ma anche mentalmente. Questo ricordatevelo sempre. Bene ragazzi, questi erano tutti i consigli che ho sentito di darvi. Capace me ne sarà scappato qualcuno, ma sicuramente questo sarà il primo video di una lunga serie riguardo a tutto ciò, perché se voi volete e se io me la sentirò, voglio parlarvi proprio della mia esperienza con la perdita di peso, come l'ho vissuta in tutti questi anni. E se vi fa piacere, ovviamente lasciatemi un commentino qua sotto. Oggi ho voluto solo parlare dei consigli, stando al di fuori di quella che è stata la mia esperienza, perché ancora la sento un pochino più intima come cosa, quindi dovrei prenderla un pochino più seriamente. Spero comunque che questo tipo di video vi abbia fatto piacere e possa essere una carica in più per il vostro nuovo percorso, sempre se lo volete iniziare, per tutte quelle ragazze che ci hanno sempre provato e poi alla fine hanno mollato, per tutte quelle che continuano questo stile di vita. Se avete consigli anche voi per quanto riguarda la perdita di peso, lasciatemeli qua sotto, perché sono ben aperta a tutti i consigli. Sapete che ormai questo per me è diventato uno stile di vita e non un obbligo, quindi tutti i consigli che voi mi darete a me non faranno altro che piacere. Se questo video vi ha fatto piacere, vi è stato utile, lasciate un bel mi piace, ricordatevi di iscrivervi al mio canale per non perdere nessun altro tipo di video. Io vi mando un bacione enorme e vi abbraccio tutte e tutte quante. Ciao bimbe!